Qual è lo scenario delle terapie oggi a disposizione per il trattamento della sindrome da vescica iperattiva? Bene, dunque lo scenario è molto cambiato negli ultimi tempi. Diciamo che fino a un anno fa avevamo una sola classe di farmaci, gli antimuscarinici, che sono la classe di farmaci che ci ha permesso fino a un anno fa di controllare la vescica iperattiva negli ultimi 25 anni. I farmaci sono sicuramente efficaci, hanno ovviamente i loro limiti sia in termini di efficacia ma anche e soprattutto in termini di tollerabilità per i problemi di secchezza delle fauci, di stipsi e di possibile interferenza con il deficit cognitivo che alcuni pazienti molto anziani possono avere. E quindi nell'ultimo anno la rivoluzione è stata l'introduzione di due nuove classi di farmaci. Da una parte una terapia orale, quindi molto simile agli antimuscarinici, il primo agonista dei recettori beta 3, il mirabegron, che ha cambiato un po' la faccia del panorama terapeutico, perché finalmente abbiamo un'alternativa agli antimuscarinici, anche perché non tutti i pazienti rispondono agli antimuscarinici. Dal punto di vista fisiopatologico ci può essere sia un problema a livello di sistema nervoso parasimpatico, quindi gestito e corretto dagli antimuscarinici, sia invece un problema a livello del nervoso simpatico, e quindi è un problema che può migliorare e anche guarire solo con un farmaco come il mirabegron. Contemporaneamente è stato introdotto sul mercato anche un altro tipo di farmaco ben noto ai lettori, la tessina botulinica, che ha delle indicazioni limitate perché si può usare solo prima di tutto nell'incontinenza d'urgenza, cioè quindi nelle forme più gravi, e poi solo a fallimento della terapia orale. Però anche questa, pur essendo una terapia minimamente invasiva perché la somministrazione è per infiltrazione vescicale attraverso una cistoscopia, consente di gestire quelle forme refrattarie alla terapia farmacologica. Quindi un quadro terapeutico completamente diverso rispetto a quello di cui potevamo parlare semplicemente un anno fa. Quali sono i fattori che influenzano una corretta aderenza alla terapia? Ad esempio il fatto che questi farmaci non siano rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale può influire? Beh, certamente il costo è un fattore estremamente limitante, specie in questo periodo storico, e l'Italia in questo purtroppo si distingue ancora una volta in negativo, perché siamo l'unico paese europeo a non rimborsare questi farmaci, e la situazione è ancora più strana e irrazionale, perché mentre per la popolazione maschile esistono comunque farmaci in fascia A per tutti i sintomi vescicali dovuti all'ipertrofia prostatica, nella popolazione femminile, che è quella che soffre forse un po' di più di vescica iperattiva rispetto ai maschi, non esiste un farmaco in fascia A, quindi le pazienti devono purtroppo sostenere un costo che è intorno ai 65-70 euro al mese, quindi su base annua è una spesa importante. Questo è senza dubbio uno dei fattori limitanti nell'aderenza alla terapia. L'altro fattore limitante è quello che forse il paziente ha un'aspettativa dalla terapia medica che non è molto realistica. Il paziente considera il farmaco come quella pillola che elimina completamente il problema, lo fa guarire, e è necessario invece spiegare bene al paziente e settare bene le loro aspettative, perché una volta che il paziente sa quello che si può aspettare dalla terapia farmacologica, in genere poi l'aderenza al trattamento è molto migliore rispetto al paziente che comincia ad assumere farmaco pensando di guarire completamente, con un'aspettativa quindi non realistica. L'incontinenza urinaria da vescica iperattiva colpisce prevalentemente la popolazione femminile. Come vivono le donne questa problematica e come l'affrontano? Sicuramente, come ha già sottolineato lei, la problematica interessa prevalentemente il sesso femminile. La donna molto spesso non riesce a estrinsecare la problematica nei confronti del medico, in particolare del medico di famiglia e del medico generico, e io credo che il ginecologo rappresenti il punto, il medico che riesce ad acquisire tutto quello che è il vissuto della donna con questo tipo di problematica, e credo che abbia un ruolo fondamentale nel tirar fuori il problema e nel cercare di far sì che la problematica venga a galla, perché il più delle volte è un problema sommerso, noi vediamo solo quello che abitualmente viene definita la punta dell'iceberg, ma molte donne che soffrono di questa problematica tacciono il problema, e quindi il problema non può essere affrontato. E quindi le donne si rivolgono prevalentemente al ginecologo piuttosto che al medico di famiglia quando riscontrano questo problema? Ma io, in quanto ginecologo, ovviamente credo che il ginecologo sia il punto di riferimento per la donna, perché comunque
il ginecologo ha la fortuna di seguire la donna in un percorso che va dalla giovane età, dalla gravidanza e quindi anche negli anni che seguono quelli della vita fertile, dove questa problematica tende ad essere decisamente più prevalente. E quindi credo che abbia un ruolo privilegiato nell'affrontare questo tipo di problema, privilegiato anche nei confronti del medico di base, perché ovviamente io non è un'accusa, perché mi rendo conto che il medico di base deve affrontare un ventaglio di problematiche e spesso questa non è quella più rilevante per lui. Quindi ecco perché il ginecologo secondo me rappresenta una figura assolutamente di riferimento. Qua poi purtroppo però c'è un altro aspetto: la nostra specialità è così vasta che molto spesso esistono ginecologi che si occupano di tutt'altro e quindi magari non sono in grado di dare un sostegno al paziente, quantomeno di consigli in termini di stili di vita, inizialmente, senza arrivare poi alle problematiche proprie della terapia medica.